fratello, lui le ha tutta la sua famiglia, aveva la situazione del suocero che lo rincorreva, e Giacobbe trasforma. Alleluia. Vede poi che il fratello abbraccia, vede poi che il fratello lo sta insieme, unito, e si nota una trasformazione ed un cambiamento totale e completo. Alleluia. Non so quale tipo di situazione tu stai vivendo, non so qual è, se è una situazione di oppressione, di minaccia, una situazione dove tu non trovi pace, sappi che il diavolo vuole che tu mantieni quella situazione per te angosciosa. Sappi che quella situazione angosciosa non vuole il diavolo che tu ne stai in quella maniera e di voler cambiare. Alleluia. Il diavolo è colui che ti vuole tenere sempre oppresso, sempre nelle paure, come ha fatto chiaramente Giacobbe, che per tanto tempo lui ha cercato di cambiare lui le situazioni e non ha visto nulla di cambiamento. Alleluia. Al diavolo piace che tu stai in quella situazione di oppressione, che ti blocchi, che non vai avanti, che non prosperi. Il mondo vive in quella maniera. Il mondo ha delle situazioni negative, o si deprime, o rimane all'angoscia, o si dispera, o getta la spugna in tutte le maniere, e il mondo non vede soluzione e non cambiano le cose. Alleluia. E nel mondo non cambiano le cose. Il mondo va a rotoli, le situazioni vanno a rotoli, vivono in disperazione, ecco, cadono in depressione. Gloria al nome di Dio. Ma noi possiamo vedere che Giacobbe ha la meglio e ha la vittoria. Innanzitutto, la prima cosa che tu devi capire è che Dio ti viene incontro per svuotare il tuo cuore di amarezza, di paura, di situazione. Dice che un uomo lottò con lui tutta la notte. Alleluia. Questo uomo, sappiamo che è la teofania di Dio, che andò lì per svuotare il cuore di Giacobbe. Tu devi capire che fin quando tu non ti svuoti delle paure, non ti svuoti delle cose negative, tu non puoi vedere l'opera di Dio in te, perché Dio prima deve svuotare te, prima deve svuotare i tuoi sentimenti, deve svuotare tutte le tue situazioni e paure, ansie. Fatti svuotare da Dio le tue paure, le tue ansie, perché Dio può operare in te. Se tu rimani con l'ira, rimani con le paure, con l'odio, con l'oppressione, come Saul. Dio perché non operò nella vita di Saul? Dio non poté cambiare Saul, la sua situazione, il primo re di Israele, perché Saul rimaneva con l'ira, Saul rimaneva con la voglia di vendetta, gelosia. Ci sono persone a cui Dio non può operare, ma fallo operare il Signore. Alleluia. Dio ti sta venendo incontro, è Lui stesso che ti svuota. Alleluia. È Lui stesso che ti vuole togliere, sradicare quello che hai, perché dice: la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà il tuo pensiero e il tuo cuore. E la pace di Dio, tutte le cose vere, tutte le cose buone, sia in te. Alleluia. È chiaro che finché tu conserverai, manterrai quella situazione, non conservare, non mantenere quella situazione, ma Dio sta venendo in noi, è Dio che attraverso la sua parola ti svuota, attraverso la sua presenza ti svuota. Solo Dio può fare questo miracolo, solo Dio può fare il miracolo della trasformazione e del cambiamento, solo Dio. Alleluia. Ricordati, confessa a Dio. Alleluia. Perché dice che tutte le cose venite a me e discutiamo assieme. Quale cosa devi svuotare nella tua vita? Ti devi svuotare di ogni condizione, di ogni situazione, ti devi svuotare. Alleluia. È Dio che ti svuota, è Dio che elimina, così Dio può operare in te. Ci sono gli ostacoli, quegli ostacoli non fanno operare Dio e non fanno intervenire il Signore. Due, deve toglierti le sicurezze umane. Ecco che Dio può cambiare. Finché Giacobbe ha confidato nei suoi regali, nella sua forza, nel suo modo di fare, e Israele non poteva vedere la situazione di Goliath cambiato, perché non faceva agire Dio. Alleluia. Non faceva intervenire Dio. Davide ha detto: no,
Io voglio che Dio deve operare, perché non vengo a te nel nome mio, ma vengo confidando in Dio. E fai confidare in Dio, fai operare Dio, fai intervenire Dio, che Dio possa intervenire. Alleluia. Togli le sicurezze umane. Quando tu penserai con i tuoi soldi, con le tue capacità di cambiare come Giacobbe, con i regali, non cambieranno mai le cose. Quando tu ti pieghi, adori Dio come Gesù è per vincere. E il muro di Gerico lui si è dovuto piegare, accettare e sottomettersi a Dio in ogni cosa. Umiliati davanti al Signore, riconosci i tuoi limiti, riconosci che tu non puoi nulla e non puoi cambiare e trasformare. Poi elimina la maledizione, perché là dice benedicimi, perché Giacobbe aveva la maledizione in quanto lui aveva ingannato e in quanto lui non aveva avuto la confidenza in Dio, c'è l'assenza di Dio in tutto quello che lui stava facendo e non c'era Dio. Molti non vedono cambiate le loro case, le loro vite, perché non invitano Dio e la presenza di Dio nella loro vita, che porta la benedizione. Dove stava Dio? A Giacobbe. Che confida nelle proprie opere, che confida nelle proprie cose, dove sta? Assolutamente non c'è Dio, alleluia. Quando non c'è Dio e quando non c'è la presenza del Signore, tu non puoi vedere il cambiamento, finché c'è la maledizione. La maledizione è quando opera, non Dio, ma quando opera il nemico, quando opera i problemi, le difficoltà. Tu devi fare operare Dio e lì lo benedisse, alleluia. E lì trasformò Dio, alleluia, la sua Alleluia. situazione. Quanto è importante che tu possa fare operare Dio, possa far operare la benedizione di Dio e di Signore, dai la tua benedizione. Vedi Neemia che doveva costruire le mura di Gerusalemme. Neemia, quando doveva costruire, volle la benedizione. Di Signore, dammi successo in questa viaggio che farò, io voglio andare a costruire. Dillo così, Signore, dammi successo, alleluia. Quanto è importante che tu possa far operare Dio e possa far intervenire. C'è la benedizione quando interviene Dio. Quando interviene Dio e Dio cambia, Dio trasforma, Dio benedice, Dio fa meraviglie in tutto e per tutto, alleluia. Quando tu chiedi a Dio, togli qualcosa che non va, che ti ha portato la maledizione, confessa a Dio. Lui doveva confessare al Signore tante cose, Dio lo voleva far confessare. Ripara l'altare, togli il male, togli ciò che ha portato la negatività, togli ciò che è assenza di Dio, alleluia. E tu avrai vittoria, perché lì Dio lo benedisse quando lui confessò, ammise il proprio male e il proprio peccato. Vedi un po' Giuseppe che si attira sempre la benedizione di Dio, Dio era con lui e lui costruisce. Così come fa Neemia, così come fa Giuseppe. Fanno operare Dio, Dio era con loro, tutto ciò che facevano prosperava, tutto ciò che tu devi fare è quello di fare operare Dio, devi far intervenire Dio, devi far intervenire la grazia del Signore, devi far intervenire la benedizione di Dio, alleluia. Devi fare operare il Signore, alleluia. Dio deve operare, la benedizione di Dio deve operare nella tua vita, alleluia. Tu devi riprenderti a prenderti la benedizione. E stasera devi dire: Signore, benedice, confessa il tuo peccato, confessa le tue mancanze, confessa che hai tolto Dio dalla tua vita, stai togliendo Dio dalla tua vita, confessa che stai trascurando Dio, confessa che stai trascurando di cercare Dio, confessa che vuoi fare con i tuoi mezzi, sono quelli che non fanno intervenire Dio. E quando tu scarti Dio, non c'è la benedizione. La benedizione viene quando tu hai Dio e quando hai la presenza del Signore nella tua vita. Dio opera, Dio edifica, Dio dà forza, Dio cambia, Dio benedice, Dio trasforma. Ecco, vedi, è quando dice: fammi conoscere il tuo nome. Allora lo benedisse lì. Perché lui dice: rivelami il tuo nome. Voi sapete, al nome di Dio, Dio si è manifestato con tanti nomi, no? Nell'Antico Testamento il primo nome con cui Dio si rivelò
era proprio Elohim, vuol dire Dio creatore, alleluia. Elohim, Elohim, Elohim creò il cielo e la terra. Poi con Alleluia. Yahweh, il nome del patto, diciamo, si è rivelato a Mosè, si è rivelato ad Abramo come Yahweh Jireh, a Noè anche con Yahweh come il nome del patto, ad Adamo non con il nome del patto, con il nome di Io sono il vostro creatore, alleluia. E tu l'hai visto la manifestazione, alleluia, del patto con Dio. Tu puoi cambiare le situazioni quando tu hai Dio. E hai la benedizione di Dio, alleluia. Sopra di te hai la benedizione del Signore, sopra di te hai l'intervento di Dio, sopra di te, Signore, sopra di te, alleluia. Cioè hai un patto con Dio, hai un Dio che ti protegge, hai un Dio. E Alleluia. quando fai il patto con Dio, allora tu sei sicuro e lì lo benedici. Quando lui, Dio, si rivelò e lui volle che Dio si rivela. Ad Abramo non si è rivelato come Dio del patto, ma come il sufficiente, alleluia, l'El Shaddai, l'onnipotente, alleluia, il sufficiente, colui che ti può fare tutto, che dice io non ti lascerò e non ti abbandonerò, alleluia. Si è rivelato con colui che si prende cura. È colui che si prenderà cura di te, alleluia. Hai fatto un patto chiedendo a Dio. Si rivela a Dio tutti i giorni nella tua vita, anche se hai le situazioni avverse, difficoltose. Però noi vogliamo vedere la benedizione di Dio, alleluia. Vogliamo vedere la benedizione. Quando c'è la benedizione di Dio, allora tu vai avanti. E tu vieni trasformato, cambiato, benedetto, alleluia. La trasformazione del Signore, alleluia. Quanto è importante che tu possa ricevere anche stasera la benedizione di Dio e possa ricevere che Dio ti cambia, ti trasforma, ti benedice. Ecco, gloria al nome del Signore. Fatti rivelare stasera e cercalo Dio e abbi comunione col Signore. Dio si vuole rivelare. Giuseppe Alleluia. fece in modo che Dio si rivelava a lui come patto e Dio lo sostenne, Dio lo aiutò, Dio ti vuole sostenere. Quando è Dio che fa il patto con te, Dio ti sostiene, non ti preoccupare. Dio ti sosterrà in quella situazione, non ti preoccupare, Dio la cambierà quella situazione, Dio la trasformerà perché hai Dio, hai il patto col Signore e Dio è fedele, non può venire meno, alleluia. Quando tu stai senza il patto stai nel pericolo, perché Dio non combatte per te, perché Dio non ti difende. Quando Abramo fece il patto con Dio, disse Abramo, io sono il tuo scudo, Dio ti proteggerà, tu sotto le sue ali troverai rifugio. In ogni cosa, il patto con il Signore. Quando farai il patto con Dio, alleluia, allora la tua vita sarà totalmente cambiata e Alleluia. trasformata. La tua vita sarà benedetta, alleluia. Fai il patto con Dio e Dio lavorerà la tua vita. Fai il patto con Dio e Dio trasformerà la tua vita. Fai il patto con Dio. Non ti preoccupare che non hai sicurezze umane, ma avrai Dio dalla tua parte. Dio combatterà la casa fondata sulla roccia è quella che non crollerà. Non crollerai mai quando Dio edifica la tua casa. Non crollerai mai la tua vita perché c'hai il patto con il Signore. Noè ebbe il patto con Dio, poté costruire, poté entrare, ebbe vittoria, ce la farai con Dio, con Dio, con te. Quando Dio è con te, chi sarà contro di te? Hai la potenza di Dio, hai la presenza di Dio, hai l'amore di Dio, ce la puoi fare. Alleluia. Con Dio ce la puoi fare. E puoi andare avanti. E vedrai che qualsiasi situazione, anche le situazioni più avverse, minacciose, situazioni che vogliono distruggere la tua vita, tu devi fare il patto, devi conoscere Dio, devi fare un patto con Dio. Chi ha le promesse del Signore, chi ha i patti con il Signore, quando hai i patti e le promesse col Signore, tu vedi la vita di Dio trasformata e cambiata. Tu vedi la benedizione di Dio cambiata. Che cambia, che trasforma, togli la maledizione, alleluia. Ecco, quando c'è Dio ce la posso fare, quando c'è la benedizione di Dio, quando c'è la presenza del Signore,
quando Dio è con noi, Nemia disse: vieni con me a edificare. Trovò ostacoli, trovò quelli che lo opposero, opposizione, difficoltà di ogni genere, ma lui, alleluia, con Dio edificò, anche noi con Dio edificheremo. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Dio ci darà vittoria, Dio trasformerà, cambierà, benedirà, Dio farà meraviglie in noi, alleluia. E poi fu un nuovo uomo, new mind. Lo benedisse e lui zoppicava, non era più quell'uomo ingannatore, non era più quell'uomo che ricorreva ai regali, non era più quell'uomo. Ora un uomo che confida totalmente e totalmente nel nostro Signore Gesù Cristo, che non si attiene lui a cambiare. Lui non toglie Dio, ma lui è colui che lotta con Dio, vince con l'uomo e vince con tu. Perché cercando Dio, io vengo a te nel nome di Dio e deve andare a terra il nemico, deve andare a terra quel problema, perché Dio cambiò quella situazione. Ricordati che Dio cambierà la tua situazione, perché Dio toccò il cuore di Esaù, dall'odio mise l'amore, dalla violenza gli mise la pace, da essere sgretolato mise la concordia. Dio cambiò, lo liberò dal suocero, lo liberò da tutti quelli che lo volevano fermare. Lui andò avanti, continuò a costruire. Sappi che la benedizione di Dio, l'intervento di Dio ti riporterà nella retta via. La benedizione di Dio ti riporterà a avere benedizioni abbondanti in ogni cosa, alleluia. Dio a tutti i cuori, ma hai vinto con Dio, con gli uomini, vuoi vincere? Cerca Dio, supplica Dio, lottò, combatté, chiese la benedizione. Che fai tu? Alleluia. Vuoi cercare tu di cambiare le tue situazioni? Vuoi cambiare tu la tua figlia, i tuoi figli? Vuoi cambiare tu le situazioni? Vuoi tu trasformare? Non puoi, siamo limitati. L'unico che può trasformare è Dio. L'unico che può trasformare è la benedizione di Dio. L'unico che può trasformare. Quindi è importante che noi possiamo vedere che Dio trasforma. E Dio cambia ogni cosa. Dio benedice ogni cosa e Dio trasforma. Fai trasformare a Dio, alleluia. Quella situazione di minaccia non l'avrai più. Quella situazione di oppressione non l'avrai più. Ogni tipo di situazione. Perché cercherai, lotterai, combatterai. Dio stesso vuole venire a darti la benedizione. Stasera è lì Dio lo benedisse, alleluia. Tutto può fare Dio, tutto può cambiare, non c'è nulla che Dio non possa far cambiò, andò avanti, lui vide la benedizione, alleluia, Dio gli tolse tutto quello che era la minaccia e lui era in una situazione di oppressione. Qual è la tua situazione? Dio ti dà la libertà. Qual è la tua condizione? Proprio Dio ti dà la libertà di poterlo servire con tutto il tuo cuore. Alleluia. Giacobbe riprese il cammino. Tu riprenderai il cammino con forza. Giacobbe ritornò a costruire. Tu potrai prendere veramente il controllo della benedizione di Dio e vedrai che quella situazione non ti porterà alcun blocco. A quella situazione ti porterà la benedizione perché tu ricorri a Dio e perché ricorri alle grazie che il Signore solo può fare. Qual è la tua situazione? Quali sono le tue condizioni? Stasera Dio ti ha dato le chiavi per vedere le tue situazioni cambiare. Le chiavi che Lui sta venendo. Svuotati, confessa, sono Giacobbe, confessa, ti ho tolto Dio, ho tolto la tua presenza, ho tolto di operare, io volevo operare con la mia forza, con le mie grazie, con le mie virtù, ma non ci sono riuscito, non riuscì a convincere, a trasformare. Togli, togli, non ti attenere alle sicurezze tue, alleluia, ma tieni a colui che può eliminare la maledizione, qualsiasi maledizione che non ti fa prosperare, che ti blocca. Il Signore.
viene incontro per te e per la tua vita. Il Signore sta venendo incontro alla tua vita e il Signore sta venendo incontro per te. Sarai una persona nuova, confidi in Dio. Stasera possiamo avere la benedizione di Dio, stasera possiamo avere la grazia del Signore. Alleluia. Meraviglioso Dio, grazie Dio, alleluia. Stasera la tua serata, quella condizione deve cambiare, quella situazione. Stasera è la tua condizione di cambiamento, alleluia. Stasera vedrai quanta meraviglia Dio farà per te e per la tua vita. Stasera vedrai il potere di Dio, fai operare Dio, fai intervenire Dio, alleluia. Tu avrai una situazione diversa, di ossa secche. Ossa secche, spirito, scendi Spirito Santo su questi uccisi. Ossa secche, ritornate in vita, situazione morta, ritorni in vita. Signore, quella condizione che è morta, quella condizione di oppressione, Signore cambia, Signore metti tu il cambiamento, tu hai tutti i cuori in mano, tu hai tutte le situazioni, tu puoi cambiare, tu puoi trasformare, tu puoi fare grazie, Signore, intervieni tu, tu conosci ogni cosa, noi vogliamo servirti, andare avanti, continuare a credere in te, continuare a servirti con tutto il nostro cuore, sei Spirito di Dio, intervieni potentemente, alleluia, Spirito di Dio, alleluia. Jesus, mai talascira, catalassia, catalavaia, telesmia, catalassia, alleluia. Sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati, alleluia. Lazzaro sentì la tua voce, ma quando quella pietra si spostò, e dopo quattro giorni è risuscito. Maestro, non c'è altro che io possa fare. So che nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, rivedi dai miei sogni. Trasforma la mia vita. Aspetto un miracolo e torni adesso. Io voglio uscire fuori, risuscitarmi. Maestro, io ho bisogno di un miracolo. Dillo, di una trasformazione, cambiamento. Lo stato, dillo, alleluia. Si è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Alleluia. Lazzaro sentì la tua voce, quando quella pietra si spostò, e dopo quattro giorni è risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare. Che nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Alleluia. Ritrovi la mia pietra. Amen. E chiamami per nome. Cambia la mia storia. Rivedita i miei sogni. Trasforma la mia vita. Aspetto un miracolo. Adesso lo voglio uscire fuori, risuscitami. Tu sei la vita stessa, la forza che c'è in me. Tu sei il figlio di Dio che mi porta a vincere. Signore, sei giusto in me. La mia vita.
questi popoli, rinsisci mani la pietra, e chiami per nome, cambia la mia storia, e vita i miei sogni, trasforma la mia vita, aspettami là. Grazie Dio, è il Dio onnipotente, voglio operare stasera, facciamolo operare, facciamolo operare, grazie Dio, fallo operare. Sogno tanto di un miracolo.